I mal di testa hanno molte radici differenti. Possono essere causati da una cattiva digestione, da un apparato riproduttore in difficoltà, possono essere causati da uno stress accumulato o da una grande debolezza cronica. I mal di testa quindi hanno molte radici e molte possibilità di essere esplorati e di essere riportati in equilibrio. Attraverso la riflessologia facciale la cosa diventa veramente semplice, perché una volta capito qual è la parte organica da rinforzare, automaticamente lo faremo su di noi tutte le volte che desideriamo nella giornata e riporteremo in equilibrio quella possibilità di non far tornare il mal di testa. Quello di cui parleremo in questo momento è un mal di testa inerente all'apparato organico riproduttore femminile, che è quello un pochino più comune nelle donne. Potrebbe venire nel momento dell'ovulazione, nel momento del ciclo, potrebbe venire prima o dopo. Potrebbe venire il mal di testa quando si è nella lunga fase della menopausa. In tutti questi casi, quindi quando il mal di testa lo si può ricollegare all'apparato riproduttore femminile, il lavoro da fare sarà esplorare la zona dell'apparato stesso. Allora si va per analogia di forma. L'apparato riproduttore femminile parte dalle labbra, perché lo stesso termine si usa per identificare le labbra sul volto e la parte iniziale dell'apparato riproduttore stesso. Tra le labbra e il naso abbiamo una zona inerente alla vagina, tutto il naso è utero, le sopracciglia diventano le tube e tutto il contorno degli occhi riguarda sia le ovaie che il seno, sempre per analogia di forma. Quindi quando una persona sa che soffrirà di una dolenzia alla testa in questi periodi, non fa altro che tutti i giorni cercare di esplorare questa zona, come lo fa o attraverso le proprie dita, delle mani. Se ha fretta farà una cosa molto veloce. Basta dare l'informazione al sistema nervoso. Quindi anche ad una ragazza che dice non ho voglia di prendermi in carico, voi gli spiegherete che basterebbe fare questo passaggio inerente all'utero e questo passaggio è come a disegnarsi degli occhiali. E già questo di per sé è un'informazione importante che attraverso il cervello e il sistema nervoso andrà a riequilibrare l'apparato stesso. Quando siamo in presenza di più spazio e più tempo, sempre con l'utilizzo delle dita e delle mani o con lo strumento stesso, quello che avete a disposizione, inizierete quel tipo di esplorazione un pochino più precisa. Perché vi ricordate, all'interno di quella proiezione, la cosa importante da fare è andare a cercare se esistono degli spazi che risultano più dolenti e su questi soffermarsi. Quanto durerà questo tipo di trattamento è del tutto relativo, potrebbe durare pochi minuti, potrebbe durare mezz'ora, un'ora. Quante volte potete farlo nella giornata? Tutte le volte che lo desiderate. Fermi al semaforo mentre aspettate che il rosso diventi verde nella modalità che abbiamo visto prima, o su una poltrona ascoltando la musica, stando molto di più e cercando quei punti precisi, quelle microzone più dolenti sulle quali soffermarvi. E la regola è sempre questa. Lo esplorerete tutto. Io sono molto veloce, voi potete andare molto più piano. L'importante è che non lasciate nessuna parte inesplorata, perché nella zona che lascerete inesplorata magari c'è il punto che può sbloccare il vostro sistema energetico interno.